Allora, fu nella primavera-estate del 1946 che in un remoto molo del porto della Spezia attraccò una nave Exodus. Io ero allora molto più giovane di adesso, ovviamente, abitavo la Spezia. Era un miracolo. E ricordo che nei giorni in cui rimasi questa nave andavo praticamente ogni giorno, c'erano delle feriate in fondo a questo molo, e guardavo queste ombre lontane della gente che si muoveva a bordo della... Da allora questo fatto, questo episodio è stato indimenticabile e ha segnato la mia predilezione, la mia scelta di fede in Israele. Poi venne il 47, ci fu ancora quella nave attraccò al porto della Spezia, quella nave che portava ancora una volta i superstiti, i campi di sterminio, portava verso la terra promessa, ma che fu abbordata, che furono morti e feriti da forze navali britanniche, allora l'Inghilterra gestiva l'amministrazione in Palestina, e fu rispedita con i suoi superstiti in Germania, nei campi, negli stessi campi di concentramento in cui è vero che non si faceva più lo sterminio, ma che però da un punto di vista morale era un vero delitto, no? Che colpiva le coscienze di costoro che erano stati perseguitati. Poi alla fine, poi venne finalmente la Costituzione, la rinascita di Israele. E io ricordo quei giorni perché 1900 anni dopo la fine di Israele erano spariti nella polvere della storia i grandi imperi, dove erano gli Assiri, dove erano gli Egizi, dove erano i Romani, esisteva uno Stato di Israele. E qui mi ha risposto. Mi sta rispondendo. E qui dobbiamo stabilire una cosa, che la volontà espressa dall'ONU era che nascessero due stati autonomi e indipendenti, uno Stato di Israele e uno Stato palestinese, ma si costituì lo Stato di Israele, ma la volontà degli arabi, dei palestinesi fu di non fare lo Stato, di muovere guerra, una guerra per lo sterminio degli ebrei in Israele. E qui comincia l'epopea dei grandi generali, del grande esercito, questa vocazione, no? Guerriera, infatti prima si è sottolineato questo aspetto di quando giunsero i reduci della Shoah e si confrontavano con i pionieri e erano poi coloro che avevano costituito il nervo di Israele. I grandi generali, voglio ricordare Moshe Dayan e lo stesso Rabi, e in particolare io ho una predilezione per Ariel Sharon, il quale 35 secoli dopo Mosè, fatemelo dire, 35 secoli dopo Mosè, ripercorse il cammino dell'Esodo all'inverso e ritornò nella terra d'Egitto, questa volta non più con dei profughi ma con dei soldati. Quindi questo è un disegno che io credo sia provvidenziale. Signore Yahweh Sabaoth, Dio degli eserciti, probabilmente si era risvegliato. No, questa è la vicenda e la storia di Israele. Io poi tendo, forse lo avete capito, tendo anche a mettere insieme le letture e le storie di quello che per noi cristiani
cristiani dell'Antico Testamento che ricordano i momenti della conquista, dal libro dei Giudici al libro dei Maccabei, e le attualizzo nelle storie. Non c'è nell'Antico Testamento ebraico. Il libro dei Maccabei non c'è. Lo so, però io parlo del punto di vista, ho detto, infatti per noi è l'Antico Testamento. E quindi tendo a mettere insieme questo e a ritenere quindi che ci sia un grande disegno provvidenziale che ha riportato Israele alla ribalta della storia. Potrei continuare, ma credo che questo sia grazie. Un'altra domanda. Allora, dov'è la mia? Per favore, già parlato. Onorevole Chiara. Lei si è ricordato che non ricordo che la gente con i capelli bianchi come me inizia a perdere. Lei si ricorda il cheseggio votato il 27 marzo del 1994? Quello di Pergamo. Allora sta perdendo la memoria anche lei. Lei non ha votato il 27 marzo del 94 perché era Pasqua ebraica. Io credo che in questi incontri come questi va ricordato una cosa rimossa dalla nostra storia, cioè il fatto che io andai. Non lo dica il rabbino, se non sarà. Perché io sono laico. Perché era, c'era Pasqua ebraica. Sì, quindi, cioè, la Pasqua ebraica e io sono laico. Chi ha voluto rispettare il precetto della Pasqua ebraica si è trovato in difficoltà. Infatti hanno aggiunto un giorno alle votazioni il 28. E io, con altri democratici, tra cui non c'era Occhetto, ma c'era Berlusconi, sono andato a votare dopo il tramonto del 28 per evitare che si identificasse chi votava con chi era ebreo. Una piccola cosa che si dimentica, c'è il giorno della memoria, ma quando lo dicono se la dimenticano. E vado alla domanda, c'è una cosa che mi pare di non aver sentito. Israele nell'Unione Europea, io sono contrario a quest'anno, perché per me quest'anno significa come Gorizia, se fate un viaggio a Gorizia vedrete che non è risolta una città che è stata in pace tra due popoli per secoli, e tuttora se passate la dogana, anche se adesso si può passare, non è risolta. Io dico, una volta si diceva o socialismo o barbarie, oggi io dico o federalismo europeo, quindi Israele e la Palestina in Europa, o diaspora, perché questa striscia democratica di pochi chilometri che è Israele e Medio Oriente rischia forte, secondo me. E chi avrà la bontà di andare su Facebook e scrivere Israele nell'Unione Europea subito, troverà la pagina Facebook che ho fatto e dove ci sono anche altri italiani. Grazie mille. Però non era per polemica con lei o con i rabbini, siccome io ho raccontato un altro episodio, la ringrazio per ricordare quell'episodio perché lo ricordo benissimo, ma io decisi che andavo a votare per coerenza con me stesso, diciamo, perché però lei la ringrazio intanto del suo gesto, ma racconto un episodio che non c'entra niente con Israele. Comunque anni fa il governo però di 2006-2008 era in discussione la famosa regolamentazione dei DICO, delle coppie di fatto, e mi ricordo che io dissi che ero favorevole al testo che stava venendo fuori, che era frutto dell'accordo tra la ministra Bindi e la ministra Bonastrini, che consideravo un avanzamento della civiltà italiana, giuridica italiana, quel testo. E un rabbino disse che un ebreo non poteva portare una legge del genere perché quella legge andava contro i precetti dell'ebraista. Io risposi: io voto da cittadino italiano, deputato della Repubblica, e perché i cittadini italiani possono avere questo avanzamento dei loro diritti nella mia visione, nella visione del mio partito. Dopodiché, se un ebreo considera, nonostante la libertà che gli concede la legge, di voler seguire l'orientamento proprio personale, ci mancherebbe, però questa è la mia idea di la città dello Stato. Ma non c'entra quello che ha votato lei, no? E dicevo solo che io dicevo quella cosa della fine, perché diciamo come si suol dire, che una specie di ossimoro, ho una sacra venerazione per la laicità dello Stato. Ma quello che mi ha ricordato invece è un episodio che rende onore a lei e a chi si batté perché fosse aggiunto. Successo anche in Francia, sì, sì, si ricorda quella che il primo turno dell'amministrativa si è votato solo il 27 marzo. E, lei ha citato qui la proposta di Israele dell'Unione Europea, che è una storica battaglia radicale, i radicali almeno
questa versione e l'ha messa in contrapposizione, diciamo, alla questione due popoli, due stati, facendo l'esempio di Gorizia tagliata, o di altri esempi che nella storia delle distribuzioni, dei congiungimenti delle nazioni europee hanno portato in realtà a divisioni di fatto che non hanno funzionato. Io devo dire che non ho la sua stessa opinione, mentre l'ipotesi di Israele nell'Unione Europea ha certamente una sua valenza, anche se io penso, diciamo, vengo dall'antica scuola di pensiero, poi magari è sbagliata, non so se fa grande nei dati, che io preferirei l'integrazione di Israele nel tessuto mediorientale, anche se so di dire una cosa molto difficile rispetto al quadro mediorientale che noi stiamo disegnando. Proprio stasera non abbiamo toccato, come dire, il tema dell'ISIS che prescinde dalla vicenda israelo-palestinese, quello che sta succedendo nel mondo, in una parte del mondo islamico, quel confronto tra sunniti e sciiti, perché poi non dimentichiamo, e poi ci arrivo. Personalmente io sono più, però lo dico in senso astratto, diciamo, di mio desiderio. Io penso che uno Stato viva bene se è integrato col suo circondario, non se è lì come appendice di un ente, che magari culturalmente per alcuni versanti della cultura occidentale è vicino, però non è vicinissimo come l'Europa. E poi perché penso che non è vicinissimo, diciamo, geograficamente dal punto di vista della contiguità, e poi perché continuo a pensare che due popoli, due stati sia l'unica soluzione. Perez diceva molti anni fa, mi pare prima dell'inizio dei trattati di Oslo, quando propugnava una tesi che non si è realizzata, che secondo me non era giusta, non so se vi ricordate che a un certo punto lui pensava a una confederazione con la Giordania, cioè, lui diceva, cioè qui il rischio, c'è un rischio grande per la democrazia in questo luogo della terra, sia per la democrazia israeliana sia per la democrazia degli altri paesi, se non, diciamo, divideremo i destini fisicamente, i destini dei due popoli, dando a ognuno di loro la possibilità del loro sviluppo, perché se invece si sviluppano in un unico luogo, se non c'è un accordo e prevale uno, che per esempio il tasso demografico palestinese è più alto di quello israeliano, poi noi rischiamo soluzioni antidemocratiche per la risoluzione di questo problema, invece la soluzione è quella. Io continuo a essere dell'idea di due popoli, di due stati, sinceramente. Penso che la questione di Israele e Europa non sia un'idea sbagliata, ma non penso che debba sostituirla. No, volevo dire, e ho finito, sulla complicazione che delle volte il Medio Oriente arriva, e soprattutto molto spesso quando si parla delle vicende interne al mondo islamico, perché noi siamo abituati a vedere, no, noi magari presenti, no, che sono particolarmente dentro la questione, o il conflitto tra una parte del mondo arabo o del mondo palestinese e Israele, o tra il mondo ebraico e il mondo islamico, ma il conflitto interno invece al mondo islamico è anche violentissimo e anche complicato. Il fatto che il califfato dell'ISIS abbia una connotazione sunnita e che sia una in contrapposizione, perlomeno sicuramente a questo punto di vista, al regime iraniano, e che comunque mantenga una sua, l'ISIS, dico, il califfato dell'ISIS, una sua natura, anche nel suo caso, anche contro lo Stato di Israele, contro l'Occidente, contro gli Stati Uniti, fa sì che ci sia stata questa cosa molto particolare per cui gli Hezbollah del sud del Libano, che sono anch'essi ovviamente contro Israele, contro l'Occidente, contro gli Stati Uniti, sono legati all'Iran e hanno, diciamo, una vicinanza, appartengono alla parte sciita, abbiano combattuto i sunniti, si siano sparati con i sunniti dell'ISIS, nonostante ad uno sguardo più generale uno potrebbe pensare che lì c'è una specie di fronte unito che va verso, per esempio, verso Israele, verso il sud, verso Israele. E quindi la situazione, al di là del conflitto israelo-palestinese che abbiamo analizzato qui in dettaglio questa sera, è molto complicata. Ci sono fazioni che, d'altra parte, in parte l'ultima fase nasce proprio dallo scontro interno alla vicenda del conflitto della guerra civile in Siria, che è anche una vicenda di scontro interno al mondo islamico.
vi ricorderete che nella prima fase di quel conflitto si diceva spesso in Occidente che non era chiaro neanche quali fossero le due parti, quella contro il regime e quella pro regime, perché non era uno scontro classico politico come quello a cui siamo abituati noi, era uno scontro interno a famiglie del mondo islamico. Quindi lì, tra l'altro, la situazione è, devo dire, molto difficile da capire anche che sviluppo possa avere, e questa secondo me è anche una delle domande che grava complessivamente su quel conflitto. Di continuare anch'io? Cioè... Dunque, volevo riallacciarmi a quello che diceva Lele adesso sul mondo islamico, perché c'è anche nel libro. Guardate, io penso che questo è un libro anche sulla globalizzazione, che ha sconvolto il mondo e l'ha cambiato. Che mondo abbiamo di fronte oggi? Un mondo che ha gli stati nazionali porrosi e che vede dei fenomeni transnazionali. Fra questi c'è il ridislocamento della dialettica tra riformisti e conservatori. Adesso non è più dentro gli stati. Riformisti e conservatori si confrontano all'interno delle civiltà. Uno dei punti di forza, ma sbagliati, dei neoconservatori è quello di tematizzare lo scontro, lo scontro con la civiltà e con le altre civiltà come un monolite, dicendo noi siamo il bene e voi siete il male, riferendosi all'Islam in questo caso. In realtà quello che succede nel mondo islamico col progetto del terrorismo globale, che è un progetto politico autonomo, che peraltro non nasce, qui c'è uno dei difetti della sinistra, il sociologismo, il terrorismo, e ne parlo nel libro, l'analisi del terrorismo come frutto solo della povertà, della giustizia del mondo e quindi una sorta, non dico di giustificazionismo, ma di debolezza dell'analisi. C'è anche sicuramente questo, ma riguarda soprattutto la manovalanza, la leadership di Bin Laden era un ricco saudita globalizzato che conosceva bene l'Occidente, che non usava le categorie, che c'era un sacco di soldi, e lo stesso si sta proponendo sul progetto dell'ISIS. Guardate bene, perché oggi sono più vicini un palestinese a favore della pace, un israeliano a favore della pace, rispetto a un israeliano a favore della pace e con un israeliano che è contro la pace, che magari un colono estremista. E lo stesso vale per la distanza fra un riformista magari di Fatah o a favore della pace con un'intervista di Hamas. Le distanze sono più grandi perché è cambiato il mondo. Quindi noi, diciamo, l'obiettivo anche di questo libro è cercare di dare delle nuove categorie. Tra l'altro, su questa cosa dell'ISIS, volete dire una parola, perché faccio anche analista, siccome sono stato il primo a scrivere in Italia, perché leggendo l'arabo a un certo punto, avendo del tempo da perdere, mi leggo la Jazeera. Allora voi dovete sapere che una cosa è la narrativa in inglese, dagli arabi intendo, un'altra cosa è la narrativa in arabo. Hanno un diverso concetto della verità, non è una bugia, è un diverso modo di rapportarsi, di rapportare la realtà, proprio un'altra cultura. Insomma, leggendo la Jazeera in arabo, ho detto, ma sapevo naturalmente, essendo occupato di Iraq, che c'era stata una ribellione sciita di ba'athisti, sunnita, di Batisti, Aramadi, Al-Fallujah, sono ricordato 2006-2007, questa cosa con il surge e con un nuovo tentativo di conquistare cuore e menti, come poi è stato fatto in Afghanistan, la, poi la cooptazione di alcuni quadri, la creazione di milizie sunnite, l'integrazione dello Stato, è stata rimediata. Insomma, a un certo punto leggo lì che questi, quelli che pensavo quattro straccioni, erano, si avvicinano a Baghdad, qui era caduta di Mosul. Ma come? Quattro straccioni stanno vicino a Baghdad, c'è la capitale tra l'altro prevalentemente sciita. Io cazzo, ma scusate, voglio dire, attenzione, attenzione, che cosa sta succedendo? Poi arrivano, prendono Mosul, seconda città dello Stato, fra l'altro ricca di petrolio, e poi comincia, non solo, ma se voi leggete e vi siete occupati un po' di ISIS, quindi non ho scritto, questo era all'inizio di giugno. Dopodiché poi la cosa è diventata tre mesi dopo di dominio pubblico, perché anche per una certa sorta di uso della simbologia, perché quello che vedete nelle bandiere nere è una bestemmia, quello che scrivono nelle bandiere, c'è scritto quella scritta in arabo, è la, che vuol dire non c'è altro Dio al di fuori di Allah, che è una delle cinque professioni di fede dell'Islam. Appropriarsi sulle bandiere nere tipo pirata è una cosa, è come se noi scrivessimo un versetto biblico andando a sgozzare gente in giro per il mondo, insomma è una bestemmia.
Però la psicologia ha colpito, secondo me adesso con le teste mozzate, le cose anche, diciamo, noi siamo molto più persistenti, cioè non posso sottovalutarlo. La cosa rischia di essere anche un boomerang, comunque questo lo vedremo, parlo a livello di opinione pubblica di più che il tipo lì che adesso secondo me ci vince la reagire. In ogni caso l'ISIS ha un progetto di conquista globale, territoriale, a diverso di quello dell'Al-Qaeda, perché i talebani erano territoriali, l'Al-Qaeda no. Ma non solo, anche una rottamazione in atto verso la vecchia leadership di Al-Qaeda, insomma è una cosa seria. Rispetto a questo mondo che cambia, i nostri tabù, e parlo dei neoconservatori, io ne parlo nel libro, ci impediscono di reagire, così come i tabù della sinistra impediscono di capire quello che succede in Israele e nell'Occidente, così i tabù dell'occidentalismo di destra, i neoconservatori, impediscono di reagire. Cosa serve sull'ISIS? Serve essenzialmente parlare di quello che ha fatto Obama, finalmente io l'ho scritto, finì un articolo all'inizio di maggio del 2020 dicendo c'è questo l'ISIS, fa questo e questo, ministro Mogherini, alzi il telefono, chiami l'Iran, visto che l'Italia ha dei legami storici con l'Iran e può spendere una parola su questo. Ora questo non è una cosa pacifica perché c'è tutta una narrativa sull'Iran del neoconservatore israeliano, anche esistenziale. È una cosa non banale. Ecco, fermarsi a quel tabù ci impedisce, secondo me, di reagire a una minaccia reale come l'ISIS. Obama, che è stato eletto contro l'agenda dei conservatori, secondo me sta facendo la cosa giusta e sta derubricando la questione nucleare iraniana da esistenziale a politica, fa parte di un grande bargain, pare che abbia scritto una lettera a Khamenei e se non l'ha fatto ha fatto bene, perché comunque per vincere sul terreno e solo sul terreno si può vincere l'ISIS, bisogna metterci boots on the ground, cioè i soldati, invece c'è solo l'Iran che ha interesse e questo è di lì secondo me bisogna passare, quindi meno ideologie si fa, più guerre si vincono e questo lo è stato sia in tutte e soprattutto nel Medio Oriente di oggi e questo libro parla anche di questo. Volevo dire una parola e concludo su Israele e l'Unione Europea perché mi è capitato, vabbè siamo fra noi insomma se un po' si può tranquillizzare, a un certo punto ho incontrato Massimo D'Alema sotto il ministero con cui lavoravo e cui lavoro, il ministero dei beni culturali al momento, e lui ha letto il libro e abbiamo cominciato a discutere il libro. Insomma a un certo punto gli disse sai che ho ripensato a quella cosa che scrivesti a favore di Israele e dell'Unione Europea? Ho fatto come? Perché io ho letto tutti i libri da lei, ma cioè, che sono uno dei pochi che ha letto pure Oltre la paura, che uscì diciamo, nel libro Oltre la paura, che scrisse credo nel 2004-2003, se non mi ricordo, diciamo, c'è questa proposta. Allora io da analista e da persona di sinistra la giudicai un po' come la giudica Lerichiano, cioè se uno Stato è sano, sta bene, deve star bene dove sta. Mi sembra una polpetta avvelenata, una cosa del genere. Dopodiché oggi devo dire che ho un po' cambiato posizione, cioè la situazione in Medio Oriente è talmente adesso in fiamme che forse la situazione, è chiaro l'obiettivo finale se non è quello di Peres, la grande confederazione unita da grande cooperazione economica che unisce i buoni e fa e genera sviluppo, pace. Al momento diciamo la strada è lunga, forse una forma di che riconosca la natura di Israele e anche la parte europea, e guardate bene che sono gli israeliani a non essere d'accordo, non è che è un dibattito tutto accademico, perché gli israeliani sì è così, mi dispiace, no? Non lo dico. Il sondaggio dell'Istituto Adenauer che dice un'altra cosa. Sì, però l'Istituto Adenauer. Io diciamo, ho un'esperienza un po' più empirica, ti fornisco questa mia esperienza. Io ho vissuto un anno in Israele nel 94, mi ricordo la cosa di Oslo, mi ricordo la sensazione di pace, di cambiamento, nonostante i massacri, c'era quello di Hebron, poi gli autobus da Hamas, ho visto i miei primi morti, quindi insomma un anno di pace, grandi speranze, diciamo. Uscì il Children's Feast, andai alla proiezione. A parte la commozione della cosa vista in Israele, devo dire, il libro come ancora adesso vederla solo per la quinta volta, però cercai di accreditarmi, facevo il freelance allora come giornalista, facevo un ragazzo, cercavo di scrivere gli articoli
e oh, no, non c'è stato niente da fare, ci sono solo gli americani, cioè un israeliano dell'Europa, anche per questo tipo di rapporto. Ma per tante altre ragioni, l'Italia è un po' come Kazakistan, ricordate Borat, il comico, quello di uno stato est, cioè se uno va in Israele e dice no, l'italiano esiste, però insomma siamo delle piccolezze, abbiamo delle specificità, magari culturali, poi c'è la storia dell'ebraismo italiano, però quello che conta è l'altro polmone dell'ebraismo, cioè l'ebraismo americano, è l'America quello che conta per Israele. Io non sono sicuro che dal punto di vista, sì, poi ci potrebbero essere le elite, ci potrebbe essere una simpatia, perché magari il sondaggio sarà fatto con che cosa pensa dell'Europa, ci sarà una simpatia a disposizione. Io dubito, però al momento comunque il mio parere è che secondo me potrebbe essere una buona idea transitoria. L'obiettivo però secondo me deve essere, deve rimanere quello, anche perché giustamente è legato alla prospettiva a due stati, concludo. Su questa cosa degli stati bisogna fare un po' di attenzione, perché la narrativa a due popoli e due stati, ancorché stantia, è ancora l'unica che accomuna il sionismo, l'Occidente ha un consenso internazionale e alcuni stati arabi, sempre meno. E chi è che spinge per lo stato binazionale, cioè uno stato solo per tutti? O chi vuole la morte di Israele sionista, cioè Israele democratico e ebreo, come stato ebraico, oppure, e quindi sono gli estremisti, cioè chi non vuole lo stato, vuole uno Stato democratico, oppure gli estremisti palestinesi. Lo stesso era fatto per un cambio di, a un certo punto, nella disperazione della Mukata, preso a sassate a colpi di maglio da Sharon, che guardate l'assedio durante la seconda intifada, partì col piano B. Il piano B era, bene, non riusciamo ad avere una pace politica, lui diceva, secondo me io sono d'accordo sugli errori e sulla grande responsabilità storica. E bisogna saper superare le narrative, che se si fa sempre un passo indietro non si fa la pace, si fanno litigi. Detto questo, ci vuole grandezza per questo, e Arafat è stato grande fino a un certo punto come leader, ma come leader politico non statale non l'ha saputo fare, era un condottiero, non era uno statista. Comunque, questo è un giudizio. Però ha cominciato a spingere uno stato binazionale, cioè ha detto vabbè, facciamo la pace, tutti dare la cittadinanza a tutti, con l'idea che poi la esplosione demografica avrebbe risolto i problemi, e snaturando lo stato ebraico, che secondo me ha diritto di essere, di rimanere ebraico, così lo vuole il sionismo ebraico e democratico, e così deve rimanere Israele. Per rimanere così deve però non essere uno stato unico, ci deve essere due stati, due popoli, per ragioni evidenti. Tra l'altro questo è anche, lo segnalo ai miei compagni di sinistra, è anche un altro degli altri tabù che casca, perché chi è a favore di questo, di questa concezione dello Stato e di questa visione della sicurezza dello Stato ebraico? Gli apparati di sicurezza, quando noi in Italia parliamo sempre il Mossad, lo Shin Bet, però non ci si addentra la manna, l'intelligence militare israeliana è solo il Mossad, come macchietta di allenato il golfo, piove, c'è la bomba d'acqua, il Mossad. Questa visione macchiettista che deriva un po' dalla nostra storia italica, della nostra visione dei servizi e del fatto che la sinistra comunista era fuori dallo Stato per tanto tempo, ci è arrivato recentemente nel 96 diciamo sostanzialmente, non corrisponde, non legge, non aiuta a capire Israele. In Israele la forza di creatura dello Stato è esattamente quella che garantisce la sicurezza e impone alle leggi politiche di fare delle scelte che altrimenti metteremo in, ritengono loro, e io sono d'accordo, in pericolo la sicurezza dello Stato. Per esempio, leggete il capitolo sulla motivazione dell'unilateralismo di Sharon, ritiro da Gaza. Io faccio un'ipotesi ben precisa, finora non smentita, suffragata da alcune evidenze. Cioè questo condottiero che si rendeva conto della crisi demografica e del fatto che mantenendo l'occupazione militare delle terre alla fine l'Israele si sarebbe trovato di fronte a un bivio, o rimanere democratico quindi perdere il carattere ebraico, oppure rimanere ebraico e perdere il carattere democratico e diventare uno stato apartheid, che non è così come viene accusato da certa sinistra. A quel punto
viene messo di fronte a una scelta degli apparati di sicurezza. Questo si evince da serie di cose leggendo il capitolo, ma lì nasce la improvvisa scelta di Sharon per l'unilateralismo, perché ha lontano una ventina d'anni questa scelta e mette in sicurezza lo Stato di Israele per una ventina d'anni. Chi è che lo spinge? I professionisti della sicurezza, e non solo, ma c'è tutta una storia di opposizione, ma anche interventismo politico, un po' come permettetemi che non faccio politica, non me lo posso permettere, lei ha le tappe delle orecchie, un po' come certo interventismo alla magistratura oggi nella vita politica, insomma, di altri settori nella vita della politica, perché ci sono Netanyahu cadde, l'unico che è stato detto tre volte, ma cadde la seconda volta perché ci fu un partito fondato da professori, da ex generali, che tra l'altro sono quasi tutti laburisti, per indebolirlo, perché secondo loro la concezione neocon metteva in questo caso in pericolo la sicurezza di Israele. Cioè leggere Israele con le categorie nostre, senza conoscerlo, è un rischio che porta a prendere fischi per fiaschi. Ecco, questa è la sintesi del libro. Per tutto il resto vi potete leggere il libro, io sono a disposizione vostra per le critiche, suggerimenti, spero di farne una terza edizione, magari di chi dei vostri suggerimenti. Grazie. Facciamo un ultimo giro velocissimo di domande, le ultime due, brevi possibili. Il mese di dicembre dell'anno scorso, sulla navetta che viaggiando lei in Porta Masata, c'era un ragazzotto texano che alla domanda di mia moglie, ma poi dove vai? No, dice, mi fermo qui, è la prima volta che vengo in Europa. È vero, non l'ho inventato, questo per dire che nel mondo Israele è Occidente, non è solo per la sinistra comunista, non è stato. E noi abbiamo raccontato degli aneddoti, si sono citate le risoluzioni dell'ONU, si sono citate altre cose, questo modo di interpretare la politica e la storia attraverso gli anni politici. Io ero poco più che maggiorenne, purtroppo facevo già l'amministratore di un comune all'epoca vicino, e ritorno il sindaco del PC che venne in giunta trionfante perché all'ONU si era votata una mozione che condannava il sionismo. Questa cosa c'è ancora, non ci sono più le sigle, ma questa avversione di Israele non la si legge solo su social network da parte di posizioni come dire che oggi giudichiamo di estrema sinistra, ma neanche di estrema sinistra, poco futuristiche magari, ma non c'è nessuno nel mondo ex comunista che passi mai, ma c'è stata anche nel mondo cattolico. E questa fusione, faccio questo, vado in fretta e quindi faccio anche dei passaggi magari troppo veloci, credo che quando si discuterà in Parlamento, qualora si discutesse, ma dicevo prima le piano tra le soluzioni per di riconoscere lo Stato palestinese, altro che Jalal, altro, ma la domanda non la faccio in questi termini, perché mi stanno discutendo anche in Svezia di questo, ma quale atto dei dirigenti palestinesi è tale da convincere la classe dirigente italiana del Parlamento che oggi è necessario fare questo passo? Quale atto concreto e non propagandistico e non di maniera, cioè non posso credere che le dichiarazioni di questi giorni del ministro degli esteri palestinese, perché abbiamo la rappresentante europea, l'ex ministro degli esteri che si è augurata, ahimè, anche questo è un passaggio francamente, spero che nei 5 anni si possa nascere uno Stato palestinese, un po' più serio magari, vabbè, è scappato. E l'altro dice abbiamo una rappresentante che conosce bene e quindi adesso possiamo anche procedere, abbiamo un'amica. Io faccio questo paragone, poi sto parlando con due persone che è storia personale, è storia politica. Io quando ero giornalista in questi giorni, ho detto la lì, sono passato davanti a quella discoteca che fiano di quella fine. Poco prima che è ancora lasciata così come è stata ridotta dalla bomba che ha ucciso le fotografie. Poco prima c'è un cibo che ricorda una nave israeliana. Sulla nave c'erano delle armi,
che erano le armi di Begin, che non obbediva, che non aveva che non obbediva e non voleva obbedire al neonato Stato israeliano, e fu circondata con la nave, fu affondata, furono in principale, furono messi in galera. Eravamo nel 48, non eravamo 10. Questo fu un atto che fece nascere, a mio giudizio, lo Stato di Israele, riconosciuto non solo giuridicamente. Quale atto ha compiuto la dirigenza palestinese, non parliamo di Hamas, perché oggi un Parlamento dica oggi è necessario riconoscere lo Stato palestinese? Poi sul resto io ringrazio Piano perché ha detto una cosa prima, io non sono ebreo, non sono mai stato comunista, ma quando sento parlare così facilmente giudicare Israele e poi sento Piano che ti dice mio padre, mio nonno, e poi sento dire bene, lascia stare ciò. È pazzesco. Buonasera, mi chiamo Sara e il tema di questa sera è la sinistra Israele. Io vorrei parlare della sinistra europea. Mi domando perché quando si tratta di Israele la sinistra scende in piazza con grandi manifestazioni, e mi domando perché adesso con i cristiani perseguitati non vedo nessuna manifestazione. Vorrei capire questo. Dunque, avete posto delle domande molto significative. Vabbè, diciamo, io tendo a essere molto poco vittimista, sarà per la forza che mi ha trasmesso mio padre, diciamo. E quindi non ho mai considerato l'antisemitismo una categoria così vitale ancora da coinvolgere in sé alcune delle risposte che si potrebbero dare alle domande che sono state, proprio le ultime due domande che sono state fatte. E c'è tuttavia un evidente, cerco di usare dei termini asettici, un'evidente concentrazione di sensibilità in Europa, nell'Europa che fece quella lunga discussione per decidere se mettere le parole giudaico-cristiane nello statuto europeo, c'è un'evidente concentrazione di sensibilità verso il conflitto israelo-palestinese. Questo non vuol dire che lì dentro quel conflitto non ci siano delle ragioni per essere sensibili, lo dico solo per dire che altri conflitti che producono lo stesso numero di vittime innocenti e la stessa efferatezza di morti nel corso dei decenni hanno avuto sicuramente una minore attenzione, però lo dico perché è giusto notarlo dal punto di vista dell'analisi della quantificazione storica degli eventi, ma a me personalmente non disturba, io mi sento così intriso dalla cultura europea e così mi sento vicino al libro che Fabio Nicolucci ha scritto, cercando di spiegarci che cosa c'entra il rapporto con la storia della vicenda medio orientale, con la scelta che deve fare chi sta a sinistra del proprio rapporto con l'Occidente, perché al fondo delle domande che voi fate ci sono delle domande irrisolte. Perché, e io credo che il libro parli molto di questo, potrei citare dal famoso discorso di De Gasperi prima della ricostruzione alla scelta di Berlinguer di dire che BC stava sotto l'ombrello della NATO, citando solo esempi politici e non di cultura politica. Il posizionamento della sinistra storica italiana, quella di origine marxista, è non. Di origine socialista, potrei citare, non abbiamo parlato stasera, ma sono tutti tasselli, il
famoso episodio di Sigonella di Bettino Craxi, se vogliamo citare un pezzo della storia di questo paese, e il proprio rapporto con l'Occidente è solo un tema che secondo me non è completamente risolto, perché certamente una parte della storia della sinistra, sicuramente quella di matrice comunista, ha perlomeno all'inizio nel suo prolegomeno, nella sua radice culturale, aveva una natura, diciamo, antisistema occidentale, anche se poi la storia del PC italiano è la storia del dopoguerra che inizia con Togliatti, quindi inizia con una storia che è diversa. Lo dico perché questo è uno dei motivi che mi ha portato a apprezzare molto il lavoro di Fabio Nicolucci, ma anche la domanda che mi pongo ancora adesso. Se dovessi rispondere alla domanda della signora sul perché sono tante le manifestazioni che riguardano Israele o contro Israele, se volessi dire questo, e molto meno quello sui cristiani, dovrei citare anche un famoso articolo degli anni 80 uscito su Repubblica e firmato Perché le piazze degli armi sono vuote, in cui lui lamentava proprio in occasione della manifestazione dei pacifisti italiani del 1982 che firmò la guerra in Libano, perché perlomeno in una piazza del mondo arabo, non solo palestinese, non ci fosse stata una manifestazione che chiedeva parimenti, insomma, di fermare quel conflitto. Non c'è un'unica risposta, c'è sicuramente qui c'è un pezzo di storia del rapporto tra l'Occidente cristiano e l'Islamismo, non solo nella sua versione dell'antisemitismo, ma perlomeno nella versione dell'attenzione, cioè forse c'è quel rapporto di cui parlò Giovanni Paolo II con i fratelli maggiori, c'è una concentrazione di attenzione e che anche in parte è stata una storia di antisemitismo, ma certamente non solo di antisemitismo, per cui su come si comporta Israele, su quello che succede in Israele, non dimentichiamoci che il conflitto israelo-palestinese si svolge anche su territori che sono sacri per le religioni, quando lei cita Betlemme, oppure si cita la spianata delle moschee, oppure si cita il muro del bianco, si citano luoghi sacri per le religioni. Questo conflitto, nonostante qui stasera noi abbiamo parlato di elementi di razionalità della cultura politica, della cronaca politica, è intriso anche di elementi che sono metapolitici, che sono culturali, se non in alcuni casi addirittura mistici, che vanno al di là della razionalità delle nostre discussioni. Devo dire, signora, che il Parlamento italiano, le emozioni, le prese di posizione sulle uccisioni, sulle persecuzioni dei cristiani nei paesi islamici sono state molte, comunque il paragone ci sta tutto. La domanda che poi invece, la prima domanda era molto, molto giusta e molto delicata, insomma mi pare sostanzialmente che lei chieda quale sarebbe il passo che deve fare la dirigenza palestinese per dimostrare di aver intrapreso definitivamente la strada della pace, o comunque il passo da fare per meditarsi, lo fa traduco così, la scelta di un governo occidentale del riconoscimento della Palestina. Ma intanto io personalmente rimango fedele al principio che la determinazione, come avvenne, e quello fu il passo avanti che portò a Oslo 1, Oslo 2, deve essere un mutuo riconoscimento tra i due stati, tra i due popoli. L'avanzamento fu quando Israele dichiarò il riconoscimento dell'OLP come interlocutore, quando l'OLP tolse quella frase sulla distruzione dello Stato di Israele dal proprio statuto, cosa che non era avvenuto con Hamas, lì ci fu un passo avanti e io continuo a pensare che solo il mutuo riconoscimento sia la carta fondamentale. Ricordiamoci, come diceva Fabio, che Israele nasce l'unica volta che uno Stato nasce per iniziativa delle Nazioni Unite e quello è un riconoscimento, diciamo, così largo che può sostituire il mutuo riconoscimento. Io personalmente non credo a questa vicenda del riconoscimento in una carta in cui ci sia scritto che lo Stato italiano riconosce, come dire, solo lo Stato di Palestina, ma non voglio discutere di questa sera. Io penso a cosa dovrebbero fare tutte e due le classi dirigenti e io non riesco a discostarmi dalle formule che furono scelte negli anni 90. Rinuncia all'uso del terrorismo da parte del popolo palestinese, dell'autorità palestinese. Io
penso che l'autorità palestinese abbia scelto alla fine, dopo la guerra, la seconda guerra di Gaza, di voler ritentare, però Fabio questo è più bravo di me, ritentare l'idea dell'accordo del governo unità nazionale per tenere a sé Hamas nel caso di passi storici fondamentali, appunto verso il riconoscimento di Israele o la modifica degli statuti delle componenti del governo di Israele, del governo palestinese. Io penso che dovrebbe esserci, personalmente le chiavi di volta, credo io, sono un totale, definitivo, punto riconoscimento, una scelta formalizzata di abbandono, un mutuo dell'uso della forza, un lungo armistizio, come si stava dicendo, se ne stava parlando sulla fine della guerra di Gaza, per permettere una trattativa che abbia il tempo, non della trattativa rapida che serve solo il cessate il fuoco. E personalmente, non mi sono mai confrontato su questo con Fabio Nicolucci, io penso, e siccome il fronte più delicato continua a essere quello di Gaza, per le condizioni di vita che ci sono lì dentro, molto difficili, e per la difficilissima gestione del passaggio dei confini, per quello che è successo in questi anni, cosa è stato fatto lì dentro, come si è comportato tra i confini, e io sono per una forza di interposizione sulla quale internazionale, sulla quale tra l'altro si pronunciò qualche mese fa favorevolmente e anche sorprendendo tutti il ministro degli esteri israeliano Lieberman, che disse: noi siamo aperti a una forza di interposizione internazionale, che è il meccanismo che ha funzionato in Libano, perché in Libano non da governo D'Alema nel 2007, forse dal 2006, quindi ormai da 8 anni abbiamo un armistizio che ha sostanzialmente tenuto. Ci sono qualche migliaia di soldati sotto l'egida dell'ONU, che secondo me è l'unica formula che tiene, e Gaza ha un'altra dimensione, che sarebbe complicato mettere in una forza di interposizione così grande, ma servirebbe, perché poi noi non dobbiamo dimenticarci che condizioni disumane di vita come ci sono dentro Gaza sono ovviamente condizioni che non permettono poi l'accendersi di trattative. Quindi io penso che una forza internazionale di pace guidata sotto l'egida dell'ONU, ovviamente con il consenso delle parti, delle forze internazionali non possono dispiegarsi, che permetta finalmente il miglioramento delle condizioni di vita, la verifica che i soldi che danno i paesi occidentali non servono a costruire il tunnel per l'ingresso dei terroristi in Israele o all'allestimento di rampe, la cessazione delle ostilità militari o terroristiche tra entrambe le parti, siano il terreno su cui riuscire a procedere. Ultima cosa, purtroppo se uno va a leggere l'andamento delle trattative, in particolare l'ultima fase degli anni 90 e poi tra Israele e palestinese, ci legge anche la cadenza delle elezioni americane. Quindi io sono particolarmente pessimista, perché noi stiamo inaugurando l'ultimo biennio di Obama con la rata zoppa, quindi un Obama con una contraddizione interna, diciamo, nel senso che i repubblicani controllano sostanzialmente il Parlamento. Obama, secondo me, soprattutto sul Medio Oriente, proprio sul conflitto tra i palestinesi, non so Fabio cosa ne pensi, ma noi parliamo sempre male dell'Europa, ma l'America, al contrario di altre fasi in cui spinse Clinton per riuscire ad arrivare fino a dove è arrivato, non mi pare che abbia dato nessun supporto. E quindi ahimè devo dire che sono un po' pessimista sui prossimi 2 anni, poi non so chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti, perché c'è sempre stato in questi ultimi 30 anni un parallelismo sulla condizione americana, e magari l'Europa sotto, diciamo, chiaramente come altro rappresentante a quelli di destra, Federica Mogherini, che conosce la vicenda americana, potesse avere un avanzamento. Ho qualche dubbio. Mi permetto di dire che il quartetto guidato dall'europeo Tony Blair è stato un disastro negli ultimi 4 anni, infatti hanno fatto pagare agli europei un po' di soldi per quegli stipendi, e quindi devo dire che tutte queste notizie mi rafforzano nel dire che i riconoscimenti dei paesi occidentali, lo dico con rispetto, secondo me non servono a nulla, l'America e l'Europa nei prossimi anni non arriverà a niente. Speriamo che la ragionevolezza di quello che serve fare per arrivare alla pace in quei posti illumini le classi dirigenti che attualmente quei due popoli hanno. Vi ringrazio. Bene, allora sarò rapidissimo, sono le 11:10. Sono d'accordo sulla valutazione su Obama. Obama ha decostruito l'agenda neoconservatrice in
di Oriente, non solo, e pars destruens hoc, pars construens, mi sono permesso anche nella mia infanzia di dirlo a Gian Podesta quando è venuto dagli europei 4-3 anni fa, ha avuto la peggiore squadra medioorientale e zero idee e poche confuse, quindi pars construens 0, pars destruens 9, e se fa il capolavoro con l'Iran di cui avevamo parlato prima è per più di un bel 10, ma pass construens 0, e questo per Obama. Per quanto riguarda le due domande, la roadmap che fine ha fatto? Niente, stabilimenti archiviata. Comunque io se su questo le do anche un giudizio, il processo di pace di Oslo è morto. Bisogna cominciare che la sinistra cominci a dirlo, perché sono 20 anni che è morto di vita, è figlio di un'altra fase storica, è un altro Medio Oriente. Bisogna cominciare a smettere di fare la litania che fece Bersani a Pitigliani quando andavamo 2 anni fa, e il processo di pace, perché quello significa non fare niente, è come spiegare le bandiere della pace, però non è la Chiesa a farlo, soltanto che gente dovrebbe fare politica. Scusate se lo breve perché l'ora è tarda, ma la litania del processo di pace è una forma ponzio-pilatesca per assolversi da ulteriori responsabilità nel prendere in esame la situazione per quello che è e farsi venire delle idee se possibile. Oslo ha dato quello che ha potuto dare, è figlio di un'altra fase storica, col senno del poi si può dire che, visto che le narrative sono così distanti, forse il processo graduale non è la migliore delle idee nel modo possibile. C'è il problema della fiducia, però a questo punto io proporrei una cosa cotta e mangiata, perché essendo nel cassetto, essendoci l'accordo già fatto anche con le minuzie dei territoriali e di sicurezza, e sapendo che c'è un consenso sia in Israele sia in Palestina abbastanza consistente a favore se la cosa è concreta, bisogna solo trovare la chiave. La sinistra a questo punto dà il contributo, bisogna trovare la chiave e aprire il cassetto, forse una volta tirato fuori tutto e subito. Detto questo, concludendo, rispondo alle due domande che guardate sono legate, perché sia la domanda sul riconoscimento del voto del parlamentare italiano sullo Stato di Palestina, che la domanda sul perché non ci occupiamo dei cristiani del Medio Oriente, per esempio, o di altre questioni, è la risposta è abbastanza comune, e cioè queste cose parlano di noi più che del merito. Quindi io faccio una previsione, questo passaggio del Parlamento di questa mozione per noi sarà problematico, per noi intendo il PD, sarà problematico perché la questione è ininfluente, parlo in termini giuridici, è ininfluente, ma è molto politica e parla della sinistra, e parla del mondo, quindi saremo ancora a fare l'omaggio al processo di pace, non solo con il popolo degli Stati che è giusto, ma a Oslo con per la litania, se sì ci impiccheremo in una serie di domande, di controindicazioni, di mal di pancia, soprattutto per il sacco di mal di pancia da una parte o dall'altra, poco politici. La cosa che bisognerebbe dire è, secondo me, sarò franco, non è una questione tanto di leadership, le leadership palestinesi sono insufficienti, sono inadeguati. Hamas perché è vecchio e Hamas perché sono dei terroristi al momento, ancorché politici, che hanno anche un movimento popolare, non sono solo terroristi. Secondo me si potrebbe, diciamo, il mio suggerimento è, venisse da me Renzi e mi svegliasse in quella notte, dicesse fammi sono distratto, dammi non so che fare su questa cosa, dammi un consiglio, io lo svegliavo nella notte e direi guarda, poni delle condizioni a un voto a favore di questo processo, delle condizioni che sono il governo dell'unità nazionale, nel senso di Hamas deve fare dei passaggi di inclusione, di controllo, ma di, anche di progresso di Hamas, e io vedo degli spirali dopo la guerra di Gaza, soprattutto per la sponda lì egiziana. Vedo degli spirali. Oltre a questo, delle condizioni e il parametro di un possibile progresso di pace, cioè strappare, noi ti votiamo sì, perché questa è la prospettiva, non ti votiamo sì se la prospettiva è un riconoscimento perché c'è un torto contro una regione, il torto israeliano e la regione palestinese. Secondo me questo sarebbe il contesto, però è materia di politica, cioè la risposta non è né sì né no, è identitaria. Per quanto riguarda, e concludo, la risposta alla domanda della signora, anche questa parla di noi, non solo perché le cose che ha ricordato lei, cioè
e anche per luoghi santi, ogni volta che mi svegliavo tipo il Monzine, andavamo al Santo Sepolcro, la strada delle moschee, da dove Maometto balzò, la moschea d'oro, da dove balzò, è scritto nel Corano, il testo sacro dell'Islam, verso il cielo per poi tornare sul cavallo, insomma. Guardate ogni pietra, ma sapete che io mi sono appassionato in diretti, volevo studiare italianistica, sono un militante, diciamo, faccio politica quando mi ha preso questa malattia, quando mia madre faceva consigliera municipale del PC nel 75, ho preso questa malattia proprio per fare l'italianista e ho studiato l'italianista e il tedesco, poi a un certo punto l'ho eletto al consiglio di amministrazione dell'Università della Sapienza, facendo politica, la lista di sinistra, scoppia l'intifada, l'OLP mi invita insieme a altri inglesi, americani, a fare una fact-finding mission, cioè a spiegare quello che succedeva lì. Arrivo in Medio Oriente, di cui non mi ero mai occupato, non mi fregava relativamente nulla, e sono investito da questa ventata di politica, ogni sasso, un sercio, si direbbe a Roma, era politico, c'era una storia millenaria, e ho detto, ma cavolo, a me piace la politica, mi metto a fare l'italianista, studiare la lingua italiana, io voglio fare l'inviato speciale, di Medio Oriente, cosa che succederà se non 20 anni dopo, ma non di caso. Questo è il punto in cui quel posto è così intriso di politica. Io ci ho vissuto un anno tutto il 94, dopo l'Università di Cambridge, proprio per scrivermi direttamente, e vi assicuro che è talmente pieno di giornalisti stranieri, ci sono più giornalisti stranieri che quasi abitanti in Gerusalemme, che intanto che quando c'è il periodo di bonaccia si stanno tutti a cercare le storie, si incontrano la parte di trovare Masharim per trovare storie, perché c'è lo spazio di Israele e nel giornale c'è quasi sempre, non c'è per le altre cose, quindi non è che non ci si è occupati di Medio Oriente e dei cristiani, non ci si è occupati di Ebola, non ci si è occupati del massacro dei Uzi e tutto, non ci si è occupati. Io mi ricordo che scrissi un editoriale, ci fu un'inondazione in Pakistan 3 anni fa che lasciò devastata un'intera regione e fece migliaia di morti e 200.000 sfollati. Nel Pakistan meridionale non si occupò nessuno e scrissi, e certo quando poi gli islamici sono morti dei poveracci, straccioni e magari pure le minoranze, non interessa a nessuno, quindi diciamo questa cosa è abbastanza diffusa. E il Medio Oriente ha una sovraesposizione per ragioni politiche e culturali, soprattutto perché, come scrivo nel libro, siamo noi, parlo di Israele e Palestina stesso. Ma il Medio Oriente è giustamente Israele e Gaza. No, ma lei ha perfettamente ragione. No, ma signora, io mi occupo. Io sono d'accordo con lei. No, ma io sono d'accordo con lei. Io come analista poi mi occupo del Medio Oriente arabo, sono un arabista, quindi figuriamoci, se si occupassero di più giornali scriverei anche di più, guadagnerei anche di più. Però quello che le sto dicendo è la ragione, secondo me, per cui c'è questa struttura. Ecco, la struttura è che in Israele ci sono un sacco di corrispondenti stranieri. C'è un'attenzione, Israele è quel figlio di quella storia di un progetto di sionismo di successo che nasce anche dalla Shoah, che parla anche di noi, è l'Occidente, quindi il conflitto israelo-palestinese è vissuto con una minuzia, con un'attenzione, di cui va di bene. Hamas adesso approfitta perché c'è tutto della guerra, adesso sono combattute soprattutto quest'ultima sulla propaganda, social network, inventando le notizie, distruggendo, e prima che ci sia una verifica basta del tempo, perché c'è un interesse spropositato, perché si parla di queste questioni ma con un occhio e un prisma attraverso il quale noi guardiamo noi stessi più che la situazione, e se no lo spazio sarebbe ridotto. Questa è la mia opinione, dove non è che è giusto, questo spiega perché poi è molto più complesso di questo complesso occuparsi. Se poi vogliamo dirlo, e concludo, c'è anche che i social network, che sono molto anche della bolla mediatica oggi, che i giornali non si vendono più, si passano su internet, in realtà sono dei mezzi icastici e postmoderni, quindi diciamo il contrario per descrivere situazioni complesse. Sono cose che vanno molto sull'emotivo, molto sull'immediato e sulla suggestione. Quindi non è giusto, ma questa secondo me è la spiegazione più plausibile. Un secondo, 5 minuti ci spegne la luce. Se gli Stati Uniti chiudessero i rubinetti a Israele e all'Egitto, sarebbe meglio secondo voi?
Al cito sì. Una domanda, io non so in grado di rispondere, penso che esattamente quello che avevo, la frase che ho citato di Berlinguer quando disse che considerava meglio per l'Italia rimanere sotto il cappello della NATO. Io penso che sia utile che nel Medio Oriente esista un supporto degli Stati Uniti che non so dire più magari lo sa. Oggi i numeri contenuti nel bilancio di Israele non te lo so dire. 3 miliardi come l'Egitto più o meno. Ma su quanto? Ma quant'è il percentuale sul bilancio, non lo sai? 20% del bilancio della difesa israeliana. Io penso che sì. Poi c'è l'industria militare, insomma. Devo dire che oggi è da un decennio che l'economia italiana ha una forza autonoma, soprattutto nel settore della tecnica, con numeri di avanzamento del PIL molto forti. Il settore nel quale gli Stati Uniti continuano a contribuire molto è quello strategico militare, anche se c'è uno scambio, perché ormai il know-how dell'high-tech israeliano ha perso gli Stati Uniti e si quotano a New York a Nasdaq, cioè gli israeliani, gli americani comprano tecnologie, però personalmente io penso che sia giusto che Israele mantenga quel fronte. Di nuovo mettiamoci in mente che oggi c'è un quadro con la vicenda dell'ISIS molto cambiata, per cui sia l'Europa che gli Stati Uniti stanno cercando di capire dove attaccare i puntelli per delimitare fino a dove far arrivare l'ISIS, e anche sarebbe uno di questi. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alle 11:20. Ringrazio anche la libreria Mondadori che quando la sala sta vendendo il libro e la persona che è disposta a fare autografi a nostra. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Grazie.